Molti tifosi biancocelesti sono preoccupati perché dopo 7 giornate di Serie A la Lazio ha appena 7 punti. Una situazione preoccupante. I numeri sono importanti, ma i numeri vanno anche interpretati. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove si parla sempre di Lazio. Quindi se sei un tifoso biancoceleste, un appassionato, ti consiglio di iscriverti al canale e cliccare la campanella in modo tale che riceverai la notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. La Lazio è a 7 punti dopo 7 giornate. Un bottino magro, obiettivamente, un bottino che ha fatto spaventare e spaventa attualmente molti tifosi biancocelesti. C'è chi vuole la testa di Sarri, c'è chi vuole la testa di Ciro Immobile, c'è chi si lamenta dei nuovi acquisti, eccetera. Ma la situazione è veramente così preoccupante? Io sono tendenzialmente pessimista per quanto riguarda la Lazio, perché succede sempre qualcosa di particolare. E sicuramente questo inizio di campionato è stato molto particolare. È una cosa incredibile, no? La Lazio, dopo 7 giornate, è a 7 punti in classifica. È una situazione sicuramente non bellissima. Però i numeri vanno interpretati. Non basta dire 7 punti. Bisogna vedere perché 7 punti. Ecco, e qui le cose cambiano e secondo me in modo radicale. Perché è vero, la Lazio ha 7 punti in 7 partite. Ma la Lazio ha giocato fuori casa con il Napoli, fuori casa contro la Juve, fuori casa contro il Milan. Ecco, 3 partite esterne molto molto complicate. Qualcuno dirà: ma sì, poteva fare di più, eccetera. Ragazzi, prendete la storia recente della Lazio e analizzatela. La Lazio fuori casa contro il Milan in campionato in 32 anni ha vinto 2 volte e molto spesso ha perso, negli ultimi anni ha sempre perso. Per cui una sconfitta fuori casa contro il Milan ci sta, è assolutamente preventivabile, anzi, la storia mi direbbe che è quasi una certezza. La sconfitta in casa da Juve è purtroppo un'altra certezza. La Lazio non vince in casa da Juventus da anni, da quando Dybala all'ultimo secondo sbagliò il rigore e Stragoscia lo parò. La Lazio non vince a Torino contro la Juve in campionato dal 2017. Ragazzi, non è ieri che abbiamo vinto fuori casa contro la Juventus, è dal 2017 che non vinciamo fuori casa contro la Juventus. Per cui anche quella sconfitta, non dico che era preventivata, ma ci sta, è una cosa che ti potevi aspettare. Contro il Napoli, fuori casa, la Lazio ha vinto ed è stata una notizia clamorosa perché negli ultimi 2 anni la Lazio ha vinto 2 volte fuori casa contro il Napoli. Ma contro il Napoli, fuori casa in campionato, Simone Inzaghi non ha mai vinto, ad esempio. E la Lazio, l'ultima volta che aveva vinto prima di Maurizio Sarri in casa del Napoli, era nel 2014. Per cui vedete che la Lazio ha giocato 3 partite fuori casa contro 3 delle squadre più forti della Serie A e quindi su 7 partite, 3 sono state obiettivamente molto molto complicate. E quindi i 7 punti ci possono stare. Anzi, mi verrebbe da dire che la Lazio ha fatto meglio del previsto in queste 3 partite. Perché sì, è vero, hai perso contro Milan e Juve, ma hai vinto contro il Napoli. Queste 3 partite di solito fai 0 punti, ne hai fatti 3. Quindi, tutto sommato, questa partita, in queste 3 partite sulla carta più complicata, la Lazio ha fatto meglio del previsto. Poi hai avuto anche il Torino in casa, Torino che è una squadra scorbutica e hai vinto. E qui hai fatto sicuramente bene. Dove la Lazio ha fallito sono le partite contro Lecce e Genoa. Ma anche qui bisogna onestamente analizzare la situazione. Contro Lecce è una partita particolare, prima di campionato, situazione molto calda, molti nuovi acquisti, la Lazio ha fatto un buon primo tempo e è crollata nella ripresa. Esattamente come era successa la scorsa stagione. La Lazio è andata avanti, il Lecce ha vinto 2-1. Per cui anche lì è successa una cosa molto simile alla passata stagione. Dove è mancata la Lazio, secondo me, è stato Lazio-Genoa, dove la Lazio ha perso per 20 minuti iniziali giocati male. Il Genoa è stato più furbo di te, ha sfruttato l'occasione e tu nel secondo tempo hai creato ma non hai finalizzato. Contro Monza un altro pareggio amaro, ma bisogna dire che il Monza ha giocato e ha meritato di portare a casa quel punto. Insomma, la Lazio ha 7 punti, è vero, ma nessuno ha mai avuto un calendario così tosto. Nelle prime 7 giornate hai fatto 3 trasferte contro Milan, Juve e Napoli. Io dico che 7 punti era il bottino che ci potevamo aspettare. Sì, mancano i 3 punti contro Genoa, che sono stati compensati dai 3 punti contro Napoli. Hai vinto contro il Torino, cosa che non facevi da tantissimo tempo, se non sbaglio dal 2019. Insomma, vedete che quei 7 punti sono punti che sulla carta, una volta visto il calendario, ti potevi aspettare. Per cui la situazione non è drammatica. Sicuramente i punti non sono tanti, ma dopo la partita contro l'Atalanta, il calendario biancoceleste dovrebbe migliorare e speriamo in una ripresa.
Ovvio che nessuno di noi è contento di vedere la Lazio con 7 punti dopo 7 giornate, ma questo era il calendario, la Lazio non è riuscita a fare il miracolo e ci troviamo in una situazione del genere. La cosa importante, secondo me, è il morale della squadra, perché trovarsi a 7 punti dopo 7 giornate può influenzare in negativo il morale del gruppo. Invece la Lazio deve essere serena, concentrata, perché sì, è vero, la situazione non è bellissima, siamo attualmente molto lontani dalla zona Champions, ma il motivo è solo colpa di un calendario negativo. In più va aggiunta una cosa: la Lazio ha cambiato molto, ci vuole tempo ai nuovi di adattarsi ai schemi di Sarri. Calendario complicato, nuovi che si devono adattare, e questo è il motivo per cui la Lazio è a soli 7 punti. Prima di chiedere la testa di Sarri, di iniziarsi a preoccupare, io aspetterei un attimo, perché ripeto, colpa di questa situazione è dovuta soprattutto al calendario e ai nuovi acquisti che sono arrivati in ritardo e hanno bisogno di tempo per adattarsi. Ecco, ripeto, sono di solito negativo, pessimista, ma questa volta vedo il bicchiere mezzo pieno, perché credo che andando avanti con le partite più facili la Lazio recupererà terreno. Questo non significa che sto dicendo arriviamo secondi. Secondo me, mi auguro che la Lazio riesca a lottare per il quarto posto fino alla fine, perché questo deve essere il nostro obiettivo quest'anno. Non ci dobbiamo illudere, secondo posto, secondo me quest'anno è pura utopia. L'obiettivo della Lazio è arrivare ai quarti, perché hai quattro squadre che secondo me sono superiori a te. Milan, Inter, Juve e Napoli, secondo me, hanno qualcosa in più di te. La Juve perché non ha le competizioni europee, le altre tre perché obiettivamente hanno una rosa superiore. E quindi tu ti giochi il quarto posto contro queste squadre che hanno qualcosa in più di te e devi sperare di recuperare terreno andando avanti nel campionato. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi, metti qua sotto, e prima di andartene guarda questa playlist che ti concedo qui, perché se ti è piaciuto questo video ti piacerà sicuramente questa playlist. Grazie.